Mosco da ritorno dopo una discreta pausa dovuta a diversi viaggi che ho fatto nel frattempo, Lapponia, Capo Nord e quant'altro, ma torna col botto. Torna in particolare davanti alla classica coppetta moscovita, cioè salone di bellezza e negozio di fiori. Per adempiere i miei doveri di uomo, muscina, sposata, donna russa, devo entrare nel negozio di fiori, anche perché oggi è San Valentino. Fai Dio. Ok, ho preso sto catafalco gigantesco. Tutto San Valentino, bisogna fare certe cose, ma dovete sapere che fare una sorpresa a Sati è più difficile veramente che lanciare un mistero nello spazio. Adesso meno male che c'è il mio amico qua, John, che è venuto. C'è un amico che si chiama John qua a Mosca, incredibile, mi perseguita. Andiamo qua. Insomma, vi dicevo che non è facile organizzare una sorpresa perché ogni 3 secondi ti cambia i piani. Per esempio, prima dovevamo andare a incontrare una sua amica e nel mentre che lei faceva l'incontro io sarei dovuto andare a prendere i fiori con l'idea di darglieli poi dopo. Alla fine ho dovuto trovare una soluzione diversa. Insomma, ti insegna a stare sempre sul pezzo. Sono arrivato nel frattempo. Il punto è che io questi fiori non glieli voglio dare adesso, ma glieli voglio dare stasera, perché in questo momento noi dobbiamo andare a un concerto, perché oggi Sati deve fare un concerto al Cremlino per San Valentino e quindi vi farò vedere questa situazione abbastanza eccezionale. Veramente. Пораскичи, куда мне едем сейчас? А мы едем в Кремль, будет концерт Happy Valentine. Святого Валентина. Да. Прекрасно. Ты будешь в платье? Карточка тебе готовила? Я хочу сейчас? Но не сейчас, я уже хочу. Проварати? Су? Вести? Одевайся? Questo Sati sta pubblicando una roba che doveva rimanere privata. Cosa stai facendo? Ma perché? Eh? No, io faccio le cose divertenti per farla ridere e lei mi umilia sulla pubblica piazza. Che te ridi? Cosa ridi? Ecco, mia moglie è appena entrata là dentro e a me hanno lasciato fuori. Che bella la vita, no? Quando dici c'hai i ganci, il marito della pop star, le palle. Quando organizzano le cose i russi c'è sempre di mezzo l'incognita, si sono dimenticati di farmi il lasciapassare. Se non me lo fanno, io sto qua fuori nell'angolino a mangiare una pizza, se va bene, sperando che non arrivi la polizia a trattarmi con un barbone. Se non altro c'è Alione, Tamma Alione, qui che dico? Alione, sapete, no? È la, quella del fan club di Sati, ufficiale fan club Sati Casanova, no? Okay, lì è qua che aspettava e tak da bu podesti in gnesti. Знаешь анекдоты, расскажи анекдоты, что-то смешное не знаешь. Ok, abbiamo risolto l'impasse del пропуск. Sì, certi, te? Eh? E siamo seduti su questa macchinona super giga che ci porta proprio all'interno del Cremlino, perché ci sono tutta una serie di procedure di sicurezza, non è che entri così. È pur sempre il Cremlino, dopo tutto, no? Introduciamo un nuovo personaggio di Mosco Diaries, perché oggi non c'è Aliona Kakbiazabut. Tata è la truccatrice di Sati per questo concerto. Adesso Sati le sta facendo vedere il vestito, così lei sceglie il trucco da mettere. Allora, da quello che ho capito, questo è il concerto di San Valentino organizzato da MusTV, che è praticamente la MTV di Russia, più o meno, no? Così il concetto è quello là. Sono nel corridoio con i camerini dei vari artisti, perché appunto Sati canterà una sola canzone, perché è un concerto all star, ci sono tutta la gente famosa, fa una premiere. Ti disegnaci drugie pjevec, katori budete concerto. Pjevece? Певица. Аня Плетнева. Аня Плетнева. Дубцова Ирина. Дубцова Ирина. Да. Нова конозка, да? Честно, даже не знаю больше, кто будет. Даже не знаю, наверное. А люди не знают. Секрет, сюрприз. Секрет. Веди, attenzione. La gente non sa quali saranno gli artisti. È una sorpresa. Per questo nessuno vuole. Привет. Non so chi sia questa patalona. Юлиана Кралова. Юлиана Кралова. Pezzo di sgnacchera che mi passa così a due passi senza colpo ferire. Tra l'altro, vedete laggiù, quei signori là sono della televisione che appunto aspetta di vedere chi esce, e loro stanno filmando me in questo momento, un cretino di Torino che è venuto a fare i Mosco Diaries. Pensa che storia. È arrivato un nuovo amico qua nei nostri camerini. Signori e signori, vi presento Anna Sidokova, che è una grandissima superstar. Сейчас итальянский тоже знаю. Я уже поняла, что вы говорите. Да, конечно. Вы говорите по-итальянски? Конечно, нет. А, учи по-итальянски. Анна Сидокова, один из самых главных певицы.
Прям вообще, да. Певцы в России. Цепленты привет, значит, итальянский. Вы молодцы, вы выучили стандартную фразу и можете подходить к каждому исполнителю с ней. Вы один из самых главных певцы. Самый главный, это правда. Я знаю вообще, я не знаю много певцев в России. Это только Софии и друзья. Потом долго никого нету. Да, это Анна Федокова. Я уже много раз слышали. Спасибо. Condividete il camerino. Questo vuol dire che presto o tardi io dovrò uscire perché entrambe saranno pata nude e mia moglie un conto ci sta bene, ma la Anna no. Anna poi cioè, me la vedo con mia moglie, un casino. Io smetri только платье. Ok, sono venuto nella tana del leone dove ci sono tutti i giornalisti con le telecamere che aspettano che escano di là i cantanti. Ora non so se per caso in questo momento sta uscendo qualcuno perché si sono tutti eccitati con i flash, c'è un tipo che. Ma un tipo che non conosco. Ma chi aspettate? Celebrity. E ніхто не знает, какой celebrity буде. Я не знаю, например. Ed è, c'è tutto un grande caos, il fatto che io sia qua a fare un vlog è un elemento di grande disturbo, mi guardano tutti malissimo. Ciao, privet. Siete in televisione vicendevolmente, avete capito? Pensate, questa è meta YouTube, state andando su un livello che non si è mai raggiunto fino ad oggi, per esempio. Non guardate, non guardate, mi nascondo. E niente, mi seguono, che non so, molto cavarito drug drug. Ok, a questo punto abbiamo un nuovo personaggio perché siccome loro mi hanno inseguito per intervistarmi, a questo punto io gliela faccio di riflesso. Anastasia, Stacy, Lea, Mustafa mi ha intervistato, mi ha chiesto se per caso devo ho fatto un regalo a Sati. Voi lo sapete già qual è il regalo perché l'avete visto, ma siccome qua nessuno lo sa, non gli ho mica risposto. Cioè, они уже видели подарок. Они уже любят подарок, потому что в влоге есть момент, в который я куплю подарок. Они уже знают. Сати еще не знает. Еще не знает, конечно. То есть весь интернет в курсе, Сати не знает. Знает, еще не монтировала. Когда я буду монтировать, все, Сати уже знает, конечно. Сами монтируйте. Да, я сам, все сам делаю. Эта рубрика называется Moscow Diaries. Один из самых интересных влогов из Москвы в Италии. Спасибо большое. Ча кредуто, кредо, сбери. Ragazzi, io capisco che è San Valentino, però qua stiamo un filino esagerando, cioè veramente qua c'è un arsenale di passera che, cioè te lo raccomando ragazzi, non è roba per cuori deboli, non è roba per cuori deboli. Al fine di preservare le mie nobili virtù morali mi sono ritirato nuovamente nel camerino dove Sati è quasi pronta. Ti faccio di che cosa si fa? Guarda che bella che è. Che te mangi? Stamattina si è inventata sti pancake con la farina di cocco che... Lei ha un problema con il cocco, lo mette veramente no, ovunque. No, I don't have problem with cocco. You have problem with no, cocco. No, you have problem with cocco, I don't have. I'm fine. Ah, segreto, parte dei capelli sono finti. Куда тебя можно, ты везде можно. А мы только сегодня обсуждали с мужем, значит, он говорит, а кто там будет в Кремле? Ганя Плетнева. Она хорошая, я говорю, классная. Она будет, я говорю, не знаю, наверное, будет. И прикинь, мы с тобой в одной комнате. Скажи, а кто твой муж? Я же не знаю. А вот он. Привет. Он же итальянец. Ио. Он не знает, что конечно. Я могу сказать. Браво. А так ты говоришь на итальянском теперь? Нет. Нет. Он как раз и вот он покер. Он покер. Ok, ci siamo, è arrivata la chiamata. Sati, devo uscire, ti chiedo. Ciao, ci vediamo. Dimmi se hai camera e fuori. Fuori, no. Che bello quando nessuno mi considera stupendo. Stare in quella situazione, ragazzi, è bruttissimo, ve lo posso assicurare. Cioè, quando mi capita di stare insieme, no, non lo fa, ma lo sapevo io. Incredibile. Non puoi dirgli niente, lo faccio subito. Mi hanno fatto entrare con la camera, solo telefonini qua. Ah, dai. Ci vuole piacere. Вышли, вышли на эту сцену прямо сейчас. Выходят Сати Казахова и балет Аллы Дуброй. Тонес! She's the
mother of three kids. Can you imagine? Да ладно. Да ладно. Вот так вот, да? Молодец, это. Крутая, да? Три бамбини. Вау. Три бамбини. Per una bambini. Momento inedito interessante, vedete che sta uscendo la signora delle pulizie, perché qualcuno qua ha portato una bottiglia di whisky, l'ha buttata per terra e vabbè, sciopa. C'è una puzza di alcol qua dentro che se neanche alle feste del liceo. Это бастарды, которые вот это вот зашло, Роберто Баджо фачин гол, понимаешь, вот там вот. Роберто Баджо фачин гол. Ma perché Roberto Baggio faccio un gol? Si arriva a sti livelli. Ma perché? Cosa sta succedendo? Sono i fumi dell'alcol che... Ancora una iniziativa. Attenzione, la palla è per Baggio. E gol di Roberto Baggio al quarto. Ora, disgraziatamente, io non è che ho potuto portare i fiori dentro al concerto come avrei voluto, perché una volta dentro al concerto non si può più uscire, perché ci sono mille controlli di sicurezza. E quindi la mia sorpresa è saltata, perché oh, c'è sempre questa sorpresa di mezzo. I miei fiori sono ancora lì nascosti in macchina e devo inventarmi qualcosa adesso. Abbiamo. Happy Valentine's Day! Как приятно! Вот! Как красивчик! О! Амор! Сюрпризом! Я просто хотела тебе дать внутрь. Но я не смогла, потому что так сохранение. Security, безопасность. Да, да, спасибо. Так ты... Это вы специально сюда передавали? Ай, хитрую. Чё фатта? Чё фатта? Только сегодня говорили о том, что ты самый непредсказуемый существо. Нельзя тебе сделать никогда никакой сюрприз. А ты не мне фай мне сюрприз, не фай мне сюрприз. Sono belli, eh? Insomma, che in un modo o nell'altro siamo riusciti a farla sta sorpresa. Non è stato facile, bisognava, sai, cogliere un attimo, perché è stata una frazione di secondo, però ci sono riuscite. Molto. Comunque, la serata la concludiamo in quello che è uno dei locali che io amo di più a Mosca, che sta proprio di fronte alla cattedrale di Cristo Salvatore, e che è la pinzeria di un italiano che ha brevettato questo impasto della pinza, che ha vinto diversi premi. È veramente tanta, tanta, tanta roba. E dopo tutto San Valentino era italiano, e quindi la serata in qualche modo dobbiamo concluderla con un minimo tributo alle origini italiane. Insomma, che il concerto l'abbiamo fatto, la solita overdose di gnagna l'abbiamo fatta, la pizza se la mangiamo, è un giorno come un altro a Mosca. Tra l'altro volevo condividere con voi una riflessione, cioè la tipa che prima è entrata nel camerino, che faceva scassare delle risate, Roberto Baggio fatti un gol, io per pura combinazione stamattina l'ho vista sulla copertina di questo giornale, è la stessa persona, no? Io vederla qua mi ero fatto un'idea completamente diversa di che tipo potesse essere, e poi dal vivo scopri che in realtà fa scassare delle risate completamente fuori di testa, no? Quindi questa è una riflessione che vi invito a fare, cioè anche le nostre persone famose magari sono completamente diverse da quello che sembrano in televisione, ok? Perché alcune sono bravissime a mettere una maschera quando serve, semplicemente perché il loro lavoro è Sati, è una di queste, perché quando la vedete intervistata in TV sembra di plastica, e poi è Satisha, è la mia Satisha, ti muovi sempre le luci cresciute. E tu prendi sempre cresciute. Perché alla fine bisogna dire la verità, che di tutto sto popò di gnagna che mi è girato attorno oggi, la migliore, the best one is sempre Satisha, is always Satisha, my daddy. E paracolo, I saw today you were looking at that woman, women like... I concetti li impara bene. Я все видела, я в следующий раз у тебя.